Le fiere di Reggio chiudono il bilancio 2012 con un passivo da quasi 8 milioni di euro. Cambio alla presidenza Paolo Lusenti al posto di Lisa Ferrarini, che resta nel CDA. Da chiarire le cause dell'incendio che a Ghiardo di Bibbiano hanno distrutto parte della GB Copertura, il titolare un ventenne di Reggio, indagano i carabinieri, il fascicolo in procura. Scontro a distanza sulle spese a carico degli enti pubblici tra l'assessore provinciale Tutino e l'ex presidente di Iren Bazzano, al centro i nuovi affidamenti del servizio idrico, intanto decisa la scissione del gruppo Iren dall'azionariato e di Power. Record per un trentenne di Toano che guidava ubriaco e drogato. Patente ritirata, confiscata l'auto, due denunce e ora rischia una multa da 12.000 euro. I sindacati di base sulla situazione del trasporto pubblico tra servizi in calo, corse ridotte, pochi autisti a fare sempre più chilometri. L'unificazione, dicono, è fallita. Alla stazione Medio Padana la media di circa 600 viaggiatori al giorno dall'inaugurazione. Per questo Italo apre un ufficio per aiutare i clienti, disponibili tablet per le connessioni. Spacciatori, vandali e sbandati. Le vie Secchi, Roma, Bonini e Via Nobili a Reggio sotto osservazione dei carabinieri, al vaglio tutti gli appartamenti affittati agli stranieri. Buonasera telespettatori di Teletricolore, ben ritrovati con l'informazione che si apre questa sera sull'ente fiera, perché il bilancio 2012 registra un forte passivo e un rilancio dunque di questo complesso che si allontana. Critica l'opposizione, dopo l'aeroporto sembrano così affossate anche le fiere di Reggio. Sentiamo. Bilancio pesante su una situazione già molto complicata sul fronte dell'occupazione, di un rilancio che non c'è. Le fiere di Reggio registrano nel bilancio 2012 una perdita di 7,7 milioni di euro, una gestione finanziaria con un saldo negativo di 883 mila euro, la voce interesse e oneri finanziari in aumento del 20,7% rispetto al 2011. Una realtà che ha chiesto l'accordo di ristrutturazione del debito sottoposto ai creditori, tra loro anche le banche. Un pesante piano di tagli ai dipendenti aveva già scatenato una battaglia anche politica, mentre in molti si erano stupiti che tale trattamento non era toccato ai vertici, che avevano mantenuto lo stesso stipendio nonostante le evidenti difficoltà. A pesare, spiegano da via Filangeri, la rassegna sui Nicola diventata biennale e la gestione immobiliare. E se i conti sono nero su bianco e non si possono cambiare, cambia invece il consiglio di amministrazione. Alla presidenza è subentrato Paolo Lusenti, lascia Lisa Ferrarini, che resta nel CDA nel ruolo di consigliere assieme a Giancarlo Attolini. Confermato Riccardo Simonini nel ruolo di vicepresidente, così come resta invariato il collegio sindacale. Il capogruppo di Progetto Reggio in comune a Reggio, Giacomo Giovannini, aveva dichiarato il Consiglio Comunale approvato durante la discussione del bilancio un nostro documento finalizzato a evitare qualsiasi ipotesi di svendita. La situazione, continua ancora Giovannini, non è certamente imputabile alla sola crisi economica, ma a una condotta politicamente aberrante da parte dei soci pubblici guidati dal PD. Così, dopo l'aeroporto, anche le fiere denunciano una pericolosa china in discesa. Adesso riparliamo di Iren. Dire che i comuni dovranno sborsare 64 milioni di euro per affidare il servizio idrico integrato di Reggio a un soggetto interamente pubblico è una cosa falsa, lo ha detto oggi in una nota l'assessore all'ambiente della provincia di Reggio, Mirko Tutino, dopo le dichiarazioni dell'ex presidente di Iren Bazzano. Tutino aggiunge: Iren per gli investimenti ha contratto prestiti che stiamo debitamente pagando con le nostre bollette. Quando cambierà il gestore, il soggetto subentrante porterà a termine il piano degli investimenti. L'importo, dice ancora Tutino, di 64 milioni è arbitrario. Su questo punto dovranno essere fatti approfondimenti che dovranno calcolare altri fattori, le riserve di AGAC, infrastrutture, le quote di proprietà che Reggio ha nelle società delle reti di Piacenza e altre variabili. Intanto è di queste ore la conferma che la controllata Iren Energia ha approvato il progetto di scissione
Da Edipower, l'operazione prevede l'assegnazione a Iren Energia di un compendio costituito dall'impianto termoelettrico di Turbigo e dal nucleo elettrico di Tusciano, il personale operante in questi impianti, gli ulteriori elementi patrimoniali attivi e passivi pari a circa 75 milioni di euro. Adesso la cronaca con un incendio che nella notte ha colpito un'azienda al Ghiardo di Bibbiano, indagini dei carabinieri perché le cause non sono ancora per niente chiare. Sentiamo. Sono state impegnative per i vigili del fuoco le operazioni di spegnimento nella notte di un incendio, forse doloso, ma ci sono indagini accurate in corso nell'azienda Costruzioni GB Coperture a Ghiardo di Bibbiano. L'azienda edile di proprietà di un ventenne reggiano si occupa della manutenzione dei tetti. Le fiamme hanno distrutto gli uffici e una tettoia esterna alla struttura in via Sacco e Vanzetti. I pompieri sono intervenuti con due squadre, una da Reggio e una da Sant'Ilario, e grazie al loro intervento, durato oltre 3 ore, le fiamme non hanno raggiunto il resto del capannone. I danni sono ingentissimi. Anche se non ci sono stati intossicati, la struttura infatti era vuota. Indagini anche dei carabinieri di Bibbiano e della Procura di Reggio per chiarire le cause di questo incendio. Al momento, come si diceva, tutte le ipotesi sono aperte, compresa quella del rogo doloso. Nel Reggiano sono molti gli episodi sui quali ci sono indagini e legati spesso al racket, da capire se questo episodio rientra in questo lungo elenco. Trasporto pubblico adesso sotto la lente degli Unione Sindacati di base. Martedì 25 giugno si doveva tenere un incontro in prefettura. Dicono questo tavolo è saltato. Nel frattempo SETA continua a diminuire i servizi resi ai cittadini, riducendo le corse e il personale, aumentando i chilometri percorsi da ogni autista. Nel frattempo il ricambio dei mezzi risulta molto limitato, con un parco macchine vetusto e inadeguato al servizio, con le inevitabili ricadute sia per chi guida che per gli utenti che viaggiano. A questo aggiungiamo, dicono ancora i sindacati, i ripetuti trasferimenti di lavoratori con cui SETA annulla il diritto alla residenza. L'unificazione, dicono ancora i sindacati, dei bacini di Modena, Reggio e Piacenza, invece di servire per realizzare risparmi, è diventata l'occasione per colpire unicamente lavoratori e i loro diritti. Ancora di trasporto parliamo, ma questa volta quello dell'alta velocità della stazione Medio Padano, una media di 600 viaggiatori al giorno da quando il 9 giugno Italo ha tagliato per primo il nastro della nuova stazione Medio Padana progettata da Santiago Calatrava. E oggi debutta Casa Italo, il centro servizio a disposizione dei viaggiatori. È al piano terra della Medio Padana, i viaggiatori troveranno un punto di accoglienza dove ricevere assistenza e informazioni, si potrà anche navigare con i tablet e ci sarà l'aiuto del personale appunto di Italo per fare acquisti e cambi di biglietto. È stato sorpreso dai carabinieri a guidare ubriaco e drogato. È successo a Toano, un automobilista di 30 anni ha inanellato una serie davvero di multe record. È stato fermato su via Repubblica, praticamente aveva un tasso di 1,49 grammi di alcol per litro di sangue ed era sotto effetto di cannabis. Per questo è stata ritirata la patente per 2 anni, la tua vettura è stata confiscata e sono stati azzerati i punti patente, 2 denunce a suo carico e adesso rischia anche una maxi multa fino a 12.000 euro. A San Martino hanno cercato in 4 di rapinare verso l'una di oggi l'Unicredit in via Roma. Sono entrati da una porta secondaria dopo averla smontata, ma sono stati visti da alcuni passanti che hanno lanciato l'allarme. A dare poi l'allarme definitivo anche gli impiegati, dunque i 4 sono scappati senza rubare niente dalla banca. La cronaca della strada, soccorsi mobilitati stamattina verso le 8:30 per una donna di 35 anni e i suoi 2 figli di 6 e 12 anni che erano con lei sulla vettura, una Fiat Panda che si è ribaltata fuori strada mentre stava percorrendo l'ex statale 62 sull'argine del Po all'altezza del centro abitato di Gualtieri. Sul posto sono arrivati ovviamente i soccorsi per prestare le prime cure, mobilitati anche i vigili del fuoco. In un momento sembrava ci fossero persone incastrate. Per fortuna, nonostante la dinamica dell'incidente, gli evidenti danni all'auto, madre e i 2 figli se la sono cavata con traumi
che non risultano gravi. Le donne e i due bambini sono stati condotti all'ospedale di Guastalla. Per i rilievi è intervenuta la municipale del Corpo Unico della Bassa. La viabilità ha registrato rallentamenti fino al completo recupero del mezzo che vedete in queste immagini. Pusher, torniamo in centro a Reggio. Pusher, sbandati, vandali, ubriachi presidiano in maniera sempre più costante, ce ne siamo occupati anche nei nostri telegiornali, dell'area del centro storico, precisamente in quello che è stato definito il quadrilatero del degrado, cioè le vie Angelo Secchi, via Roma, via Bonini e via Nobili. I carabinieri per questo hanno messo in campo controlli stringenti e sono stati fermati diversi spacciatori, in particolare un pusher che è stato sorpreso a vendere droga a un ragazzo di 20 anni di Reggio. Sono state sequestrate 7 dosi di hashish, ma oltre a quello sono stati fermati anche 2 stranieri che stavano molestando, erano ubriachi, dei residenti. Controlli saranno effettuati anche nei prossimi mesi negli appartamenti della zona. Sono infatti risultati diversi affitti svolti in modo irregolare, dunque ci saranno i controlli dei carabinieri sugli stranieri che risiedono in questa zona del centro storico. 8 anni è la cronaca giudiziaria e 5 mesi di carcere. Questa è la condanna inflitta dal Tribunale di Reggio allo spacciatore che un anno fa aveva venduto la droga killer che aveva ucciso, ricorderete, era un fatto che aveva scioccato l'opinione pubblica, 2 ragazzi, la 23enne commessa Francesca Piras e il 28enne cuoco Roberto Siligardi. Una terza persona, un 40enne di Correggio, finì all'ospedale e si salvò. Il 39enne nigeriano Michael Osaba Egbadon è ufficialmente irreperibile, quindi difficilmente sconterà la pena. Previsto anche un risarcimento alle famiglie delle 2 vittime da 230.000 euro, anche questi soldi difficilmente saranno recuperati. Il nigeriano non era l'unica persona coinvolta nel processo. Oreste Giordano, il pizzaiolo di 30 anni di Prato di Correggio, che da lui comprò la droga, poi rivenduta alla Piras, è stato condannato a 8 mesi, pena sospesa. Adesso pubblicità, tra poco le altre notizie e servizi anche dalla provincia. Seconda parte del nostro telegiornale che si apre come sempre con il riepilogo delle notizie principali. Sentiamo. Le fiere di Reggio chiudono il bilancio 2012 con un passivo da quasi 8 milioni di euro. Cambio alla presidenza Paolo Lusenti al posto di Lisa Ferrarini che resta nel CDA. Da chiarire le cause dell'incendio che a Gardo di Bibbiano hanno distrutto parte della GB copertura, il titolare un 20enne di Reggio, indagano i carabinieri, il fascicolo in procura. Scontro a distanza sulle spese a carico degli enti pubblici tra l'assessore provinciale Tutino e l'ex presidente di Iren Bazzano. Al centro i nuovi affidamenti del servizio idrico. Intanto decisa la scissione del gruppo Iren dall'azionariato e di Power. Record per un 30enne di Toano che guidava ubriaco e drogato. Patente ritirata, confiscata l'auto, 2 denunce e ora rischia una multa da 12.000 euro. I sindacati di base sulla situazione del trasporto pubblico tra servizi in calo, corse ridotte, pochi autisti a fare sempre più chilometri. L'unificazione, dicono, è fallita. Alla stazione Medio Padana la media di circa 600 viaggiatori al giorno dall'inaugurazione. Per questo Italo apre un ufficio per aiutare i clienti, disponibili tablet per le connessioni. Spacciatori, vandali e sbandati. Le vie Secchi, Roma, Bonini e via Nobili a Reggio sotto osservazione dei carabinieri, al vaglio tutti gli appartamenti affittati agli stranieri. Torniamo in studio con alcune immagini, parliamo di danza e della prestigiosa scuola Terballetto, la compagnia di casa nostra che tiene alto il prestigio della danza italiana nel mondo, reduce dai successi al Piccolo di Milano. È stato presentato questa mattina un calendario dal 3 all'8 luglio, appunto per una serie di balletti che verranno proposti in centro città. L'evento è stato presentato oggi alla stampa dall'assessore ai progetti speciali del Comune di Reggio, Uberto Spadoni, e da Giovanni Ottolini, direttore generale della Fondazione Nazionale della Danza Terballetto. Si comincia mercoledì 3 luglio con il canto per Orfeo di Bigonzetti ai chiostri di San Pietro. E si spera che il tempo migliori perché domani a Correggio è prevista la festa Buonanotte Correggio, una sorta appunto di notte bianca. Sentiamo. La Notte Bianca di Correggio torna con un ricco programma e Buonanotte Correggio domani sera dal tramonto a notte fonda con musica, iniziative culturali, gastronomia, spettacoli.
In particolare, grazie alla promozione degli esercizi commerciali delle zone interessate, si segnalano i concerti dei Blastema, reduci dalla fortunata esperienza sanremese, lo show di Little Tavern e Crazy Alligator e l'alternative show dei Rifkin Kazan. In programma pure numerosi appuntamenti rivolti ai bambini, ragazzi e famiglie, e poi l'omaggio a Leo Lionni, promosso dalla Ludoteca Biblioteca Ragazzi Piccolo Principe, alle 21.30 in Piazza Garibaldi, con un recital per un cantante e un attore a due mani, a cura del Teatro del Sole. Inoltre, come sempre, spettacoli, musica, animazioni, gastronomia, negozi aperti fino a tardi. Alle 21.30 a Palazzo dei Principi, la presentazione della videoinstallazione interattiva Sette Opere di Misericordia di Massimiliano e Michelangelo Galliani. Il ricco programma di Buonanotte Correggio prevede pure numerosi stand della gastronomia come menù romano, porchetta, grigliate, gnocco fritto, piadina, polenta, piatti a base di formaggio parmigiano reggiano, artisti di strada, musiche caraibiche, un frutta party, perfino prove con un simulatore di volo, spazi moda, acconciature e l'esibizione della corale polifonica di Carpi. Senza dimenticare le associazioni del volontariato, come la Croce Rossa, con iniziative sulla sicurezza stradale in collaborazione con la locale Polizia Municipale. Dalle feste torniamo alla cronaca, perché c'è stato un furto al centro commerciale Ariosto. I ladri sono entrati da una porta laterale riservata ai dipendenti, hanno preso di mira il bar tabacchi del centro commerciale, hanno asportato vari pacchi di sigarette e hanno forzato il registratore di cassa, indaga la polizia. Grazie all'intervento di un'associazione culturale è stato possibile allestire la stagione musicale al Teatro Ruggeri di Guastalla. Si inizia a ottobre, ma noi in questo servizio vi diamo un'anticipazione. Sarà un'associazione culturale, il Convivio Musicale Guastallese, a gestire la prossima stagione musicale del Teatro Ruggeri di Guastalla attraverso una sinergia tra pubblico e privato che permette, pur in tempo di crisi, di offrire un cartellone di spettacoli di qualità. E il ricavato delle varie iniziative sarà destinato a scopo benefico agli amici del The Hospital Oncologico Guastallese. Questo progetto nasce dal successo dei due concerti con il violino Stradivari, con l'Accademia Concertante d'Archi di Milano, proposti a novembre al Ruggeri e alcune settimane fa al Teatro di Boretto, qui a causa della temporanea inagibilità del Teatro Guastallese, che presto sarà ripristinato strutturalmente. Si è dunque sviluppato un progetto culturale a cui hanno subito aderito diversi musicisti e artisti della zona, con il coordinamento di Damiano Milone, presidente dell'associazione culturale, e il pieno appoggio dell'assessorato comunale alla cultura, retto da Eugenio Bartoli. Il via della stagione è fissato per il 19 ottobre, il 26 ottobre una serata jazz, a fine novembre la lirica con le Barbiere di Siviglia, inizio dicembre la Cavalleria Rusticana, concerto natalizio il 26 dicembre con l'Orchestra Sinfonica Ucraina, a San Silvestro il Gran Galà dell'Operetta, a marzo del 2014 la Vedova Allegra, un concerto lirico strumentale, ad aprile un concerto per pianoforte e clarinetto e a maggio un'esibizione per archi e pianoforte. Le prevendite degli abbonamenti sono già iniziati nella sede dell'ufficio turistico in via Gonzaga, al piano terra di Palazzo Ducale. La culla del parmigiano reggiano è anche la sede della prima elezione di una miss dedicata al formaggio più famoso al mondo. A Barco di Bibbiano, terra natale del parmigiano reggiano, il nome del formaggio deriva proprio dal fatto che il paese originariamente in provincia di Parma fu poi annesso alla provincia di Reggio ed ecco il binomio parmigiano reggiano. Ora Barco elegge una miss European Top Model nella culla del formaggio. Domenica al centro commerciale Adele una serie di appuntamenti con le auto americane, poi in serata organizzata dal bar Caffè Big Sur l'elezione di quella che potremmo definire Miss Formaggio. Allora vi riproponiamo la locandina di questa iniziativa simpatica e originale a Barco di Bibbiano domenica 30 giugno. Adesso la pubblicità, tra poco ancora insieme guardiamo gli altri appuntamenti per il fine settimana e come sempre il meteo dopo. Teletricolore Meteo. Il meteo è offerto da Otton Led. Vi invita nel grande centro specializzato Materassi, dove troverete le più moderne soluzioni per migliorare il vostro riposo. Otton Led, nella zona industriale, a Corte Tegge di Reggio Emilia. Questo giugno si avvia a chiudersi con tempo variabile, domani una giornata che si apre con un cielo poco nuvoloso al mattino ma coperto al pomeriggio, anche se domenica è previsto bel tempo, lo anticipiamo. Le temperature sempre basse rispetto alla media stagionale del periodo, le minime 12 gradi, le massime 23 gradi. Teletricolore Meteo. Il meteo è stato offerto da Otton Led. Vi invita nel grande centro specializzato Materassi, dove troverete le più moderne soluzioni per migliorare il vostro riposo. Otton Led, nella zona industriale, a Corte Tegge di Reggio Emilia.
Siamo in chiusura, prima come annunciato diamo qualche appuntamento per domani sera. A Cavriago la Notte Bianca, a Campegine prosegue la Fiera dei Santi Patroni, a Votigno di Canossa l'Ecomercato del Borgo, al Parco Secchia di Casagrande concerto rock, Festa dello Sport a Villa Rotta di Luzzara con alle 18 una partita benefica con ex calciatori di Serie A. Siamo in chiusura, rivediamo in sintesi le nostre notizie. Le fiere di Reggio chiudono il bilancio 2012 con un passivo da quasi 8 milioni di euro. Cambio alla presidenza Paolo Lusenti al posto di Lisa Ferrarini che resta nel CDA. Da chiarire le cause dell'incendio che a Ghiardo di Bibiano hanno distrutto parte della GB Copertura, il titolare un ventenne di Reggio, indagano i carabinieri il fascicolo in procura. Scontro a distanza sulle spese a carico degli enti pubblici tra l'assessore provinciale Tutino e l'ex presidente di Iren Bazzano. Al centro i nuovi affidamenti del servizio idrico. Intanto decisa la scissione del gruppo Iren dall'azionariato e di Power. Record per un trentenne di Toano che guidava ubriaco e drogato. Patente ritirata, confiscata l'auto, due denunce e ora rischia una multa da 12.000 euro. I sindacati di base sulla situazione del trasporto pubblico tra servizi in calo, corse ridotte, pochi autisti a fare sempre più chilometri, l'unificazione dicono è fallita. Alla stazione Medio Padana la media di circa 600 viaggiatori al giorno dall'inaugurazione, per questo Italo apre un ufficio per aiutare i clienti, disponibili tablet per le connessioni. Spacciatori, vandali e sbandati. Le vie Secchi, Roma, Bonini e Via Nobili a Reggio sotto osservazione dei carabinieri, al vaglio tutti gli appartamenti affittati agli stranieri. Con questo ci fermiamo, grazie dell'attenzione a tutti voi, una buona serata, arrivederci ai prossimi telegiornali.